siamo in località Villa Ceccolini. Questa mattina abbiamo approvato lo schema di convenzione con la quale 82 famiglie potranno fare richiesta per vedersi assegnati con un affitto a lungo termine per un periodo superiore agli 8 anni 82 appartamenti di diverse tipologie. L'housing sociale non prevederà solamente una risposta per queste 82 famiglie, ma ci sarà la possibilità di avere appartamenti anche in vendita a un canone di mercato agevolato, oppure appartamenti in affitto con la possibilità di riscattarli dopo 8 anni. E daremo una risposta a tante famiglie tesaresi, quelle famiglie che non sono abbastanza povere per poter accedere ai servizi sociali, ma non sono abbastanza ricche per poter permettersi un appartamento con i costi del mercato di oggi. Questa non sarà una zona dormitorio, perché oltre alla parte degli appartamenti saranno previsti tanti servizi, ci sarà una parte destinata al terziario, alle attività economiche, ma verranno dati anche dei servizi quali parcheggi, piste ciclabili, una rotatoria che abbiamo qua di fronte. Quindi probabilmente insomma in quest'area avremo circa 500 persone che avranno una risposta, e penso insomma quella che in tanti ci chiedevano e che il Comune di Pesaro è in grado di dare grazie alla ditta che ha realizzato e ci ha creduto, perché in un periodo come questo non è facile poter investire e continuare a investire considerando quelli che sono i costi del mercato.